Ciao a tutti e ben ritrovati in questo settimo episodio di Ritorno a Futuro, il gioco. Ci siamo lasciati che dovevamo andare a salvare Doc, ma è stato portato via e quindi dobbiamo un attimo capire che cosa fare. Quindi direi di prendere la bicicletta. Non c'è modo di far andare la bicicletta di Edna abbastanza veloce. Quindi, secondo la mia intuizione, secondo i miei ricordi, dovrei prendere i resti del turbo trapano e unirli alla bicicletta. Direi che è una cosa azzardatissima, però si può fare, si può fare. Siamo in un videogioco, si può fare. Ok, non ha senso tutto ciò, ma proviamo. Vai Marty, vai Marty. E va bene, sto arrivando Doc. Ok, siamo partiti con la nostra super bicicletta stravelocissima e dobbiamo inseguire il furgoncino della polizia dove stanno portando via Doc. Che figata. Lo stiamo raggiungendo. Perfetto. No, neanche tanto perfetto. Ok, le porte non si apriranno. Quindi vediamo un po'. Vai a destra. Vediamo cosa possiamo fare. Cassetta degli attrezzi. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Ok. Ok, quindi vediamo un po'. Parliamo un attimo con Doc. Non preoccuparti, Doc, ti tirerò fuori. Sì. Quindi. Sì, ok, l'ho fatto. Esci. Vediamo un attimo i consigli che cosa ci dicono. Ti serviranno le chiavi sul cruscotto. L'altro consiglio, non puoi raggiungere le chiavi. Cosa puoi usare per prenderle? Quindi penso l'oggetto abbiamo preso dalla cassetta. Ah no, l'antenna della radio. Quindi probabilmente dobbiamo smontare l'antenna della radio. Quindi andiamo di qua. Però attenzione, era qua sopra. Ah, ecco, ok. Allora possiamo cliccarla e la smontiamo. Perfetto, smontiamola. Stacchiamo brutalmente. Finestrino anteriore, vediamo un attimo. E c'è Beef. E c'è Beef dentro. Non credo che possiamo prendere le chiavi così, con scioltezza. Il finestrino è chiuso, vediamo un attimo. Noi se usiamo l'oggetto che abbiamo preso prima. L'antenna. Per prendere le chiavi. Non credo abbia senso. Penso neanche usare il chiavistello, la chiave per i bulloni. Infatti non avrebbe senso, però noi abbiamo provato. Senti che idea, prova a usare la chiave per i bulloni con la ruota. Ok, quindi dobbiamo usare la chiave per i bulloni con la ruota. Bisogna capire quale ruota, quindi penso quella che sta dalla parte opposta. Ah, eccola qua. Ok, usiamo questo oggetto. Vediamo un po'. Ruota di scorta. Al momento ci finisce addosso. Abbiamo preso il cerchione. E cosa ci possiamo fare col cerchione? Usa l'antenna per prendere le chiavi, ma stai attento. Ok, però se noi veniamo qua, difficile che potremmo usare il coprimozzo. Infatti, non credo che servirebbe qualcosa. Proviamo a usare un attimo l'antenna. Vediamo un po' se riusciamo da qua. No, ci vedrebbe. Già,
È strano che non ci abbia visto. Bisognerebbe andare dietro allora. Bisognerebbe andare dietro. Facciamo tutto il giro, vai. Facciamo tutto il giro. Ok, vediamo gli aiuti cosa ci dicono. Usa l'antenna per prendere le chiavi, ma stai attento. Sì, non prenderai mai quelle chiavi mentre Kid è concentrato sulla strada. Chiedi a Doc di creare un diversivo prima di usare l'antenna delle chiavi. Perfetto, chiediamo a Doc. Ho trovato le chiavi, ma non riesco a raggiungerle. Kitana sta guidando il camion, mi serve un diversivo. Vai, vai Doc, aiutaci. Ok, le chiavi si sono spostate un pochettino. Quindi conviene approfittare della situazione e usare l'antenna. Il sistema è chiuso. Quindi. Ah, bisognerebbe. Ok, ora ho capito. Forse ci sono. Vediamo se mi ricordo. O vediamo se ho intuito bene. Bisognerebbe bloccare il finestrino con questo oggetto. Quindi, vediamo un attimo. No. Vediamo un attimo cosa dicono gli aiuti. Chiedo di creare un diversivo e l'ho fatto. Quindi, bisognerebbe andare dall'altra parte. Vediamo se facciamo in tempo. No, non facciamo in tempo. Allora parliamo un attimo con Doc. Ho bisogno di un appendice. Ok. Mi serve un diversivo. Se noi facessimo in fretta ad andare di là. Ok, ora che lui è distratto. Chissà se potevamo passare davanti. Chissà se potevamo passare davanti. Ok. Vediamo adesso. No. Può essere stata la soluzione giusta? Riproviamo. Mi serve un altro diversivo. Vai, vai, siamo molto più vicini adesso. Ora penso di poter capire. Ok, riproviamo. No, cosa stai facendo? Torna indietro. Ok. Ho sbagliato direzione. Inventario. Antenna. Vediamo adesso. Se riusciamo a prenderle. Di fuoco. Incredibile, non se ne è accorto. E vai. No, ci ha scoperto. Ricorda molto la scena del 2, il Ritorno al Futuro 2. Ok, quindi diamo. No, non diamo niente. Andiamo dietro, liberiamo Doc. Vediamo un attimo, chiavi. Ecco qua. Situazione rischiosissima, attenzione. Dobbiamo schivare? Dobbiamo lanciargli il coprimozzo, tipo frisbee. Vai. Grande. Frisbee. Bello, ok, pistola. Usiamo Doc come ponte. Grazie, Doc. Fantastico. Quindi spariamo alle catene. Così? Sì, spariamo alle catene. Vai, reggiti, Doc. L'idea era quella. Quindi. A tavoletta, sì. L'acceleratore. Ok, perfetto. Perfetto.
E vai, l'ennesima botta sul camion di merda. Macchina del futuro. Beh, direi che siamo salvi, no? I'm fine. But I wonder what sorts of bizarre repercussions my younger self's invention of a flying bicycle will have on the timeline. Did you know that would happen? I had a suspicion. I never could keep those rockets from exploding. So, what do we do now? Now we get back to 1986 before our interactions with the past Giusto, mi inevitably sembra escalate giusto. into a calamitous future. Where'd you leave Einstein? Doc? Einstein? He's not in the pound, is he? No, but I think we've got bigger problems right now. Oh oh. Great Scott! E qua finisce la prima parte del gioco di Ritorno al Futuro. Quindi noi continueremo con la seconda parte e spero che vi sia piaciuta e vi sia piaciuto anche questo video. Vi ricordo che avete la playlist di tutte le puntate di questa prima parte del videogioco. Ok, qua ci sono le anticipazioni della prossima parte. Run into ourselves. Hey, fellas. All right, McFly. Let's go see the boss. History says Tannen will be arrested by a rookie cop by the name of Danny Parker. I fear that nothing will save Hill Valley from descending into the fires of chaos and corruption. Nothing is over until Kid Tannen says it's over. Con questo video è tutto, io vi do appuntamento alla parte 2 del gioco. Un saluto da Gioco Sporco, alla prossima! Ok, inventario, cappello, Einstein. Hey, honey, come here for a sec, boy. Hey, boy.